Come funziona la macchina organizzativa per il controllo dei casi sospetti di coronavirus e l'esecuzione di eventuali tamponi? Ci siamo chiesti chi li esegue e come vengono individuate le persone da sottoporre al test e ancora come si svolgono le attività di sorveglianza domiciliare. Lo abbiamo chiesto al dottor Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Taranto. Tampone domiciliare, parte una squadra fatta da un tecnico della prevenzione, due infermiere che si recano a domicilio della persona. La persona viene avvertita chiaramente, fa trovare sul pianerottolo, deve essere da sola, fa trovare sul pianerottolo una sedia. Su questa sedia le infermiere nel pianerottolo si vestono, secondo le procedure fissate dai protocolli di sicurezza, si vestono, mettono quindi tute, calzari, maschere, occhiali, copricapo, guanti, doppio paio di guanti, mettono sulla sedia serve per appoggiare con una traversa tutto l'occorrente per vestirsi. A questo punto fanno aprire la porta all'interessato e sull'uscio della porta, nell'ingresso dove essere da solo, viene eseguito il tampone nasofaringeo. Diverso invece quanto accade nella tensostruttura realizzata all'interno dell'ospedale Pagliari di Massafra, dove vengono effettuati i tamponi invitando, attraverso un'email o una telefonata, tutti i soggetti sospetti che però sono asintomatici. Vengono invitati quindi con una mail, una telefonata, una mail a scendere dal proprio domicilio con delle procedure con guanti e maschera, non, da soli in auto, non devono incrociare, non si devono fermare da nessuna parte, hanno un permesso nostro chiaramente poter circolare se sono già in isolamento domiciliare. Arrivati alla tenda, c'è il personale che fa entrare alla tenda una macchina per volta, mostrano il documento di riconoscimento attraverso il vetro, si registra, abbassano il finestrino, si abbassa, quindi si toglie la mascherina, viene realizzato, quindi fatto il tampone e automaticamente da quel momento in poi può andare via, può ritornare presso il domicilio mentre i tamponi vengono raccolti e portati al laboratorio.